La saga di Kratos rappresenta la massima espressione dell'epica nel mondo dei videogiochi. In attesa di scoprire maggiori dettagli sul futuro della serie su PlayStation 5, abbiamo deciso di proporvi la nostra classifica sui giochi più belli della serie, eleggendo quello che per noi è il capitolo migliore. Ovviamente non dimenticate di farci sapere se siete d'accordo con la nostra scelta e di raccontarci quali sono le vostre preferenze. Uscito dopo God of War 3, Ascension è in realtà ambientato cronologicamente prima dei fatti del capitolo d'esordio. La scelta di dar vita ad un prequel ha permesso al team di sviluppo di approfondire ulteriormente la personalità di Kratos, già supportato dalla sfaccettata caratterizzazione dei tre episodi precedenti. Quella che ne deriva è una narrazione focalizzata sul tema dell'inganno, che ci mostrava un protagonista più umano, sopraffatto dal dolore e al contempo spinto dalla foga dell'ira. Se sul piano del racconto Ascension non brilla particolarmente, è sul fronte tecnico che l'opera di Santa Monica si rivelava titanica. Al tempo della sua uscita, questo prequel sembrava superare i limiti generazionali di PlayStation 3, trasformandola a tratti in una PlayStation 4. Per quanto si trattasse di un'esperienza travolgente, ad Ascension mancava la personalità dei predecessori, quella grinta che, dopo tre episodi, iniziava inevitabilmente a diminuire. A poco è servita dunque una pur solida modalità multiplayer per svecchiare un po' la formula che stava accusando il peso del tempo. Ecco perché la riscrittura operata da Cory Barlog nel God of War norreno è stata essenziale per riportare la serie ai fasti dell'epoca d'oro. La seconda avventura di Kratos aveva l'arduo compito di bissare il successo olimpico del primo capitolo. E per farlo, Santa Monica non si limitò a calcare la mano sulla messa in scena, ma cercò anche di proporre un avanzamento che fosse meno martellante e che intervallasse la progressione con sequenze più riflessive e basate sul puzzle solving. God of War 2 era un gioco clamoroso, molto più di un semplice more of the same, che recuperava l'anima più spettacolare del capo stipide, ma aveva il coraggio di modificare parzialmente il ritmo dell'azione, calandola in un contesto che bilanciava frenesia e avventura. Sfruttando al massimo l'hardware di PlayStation 2, il secondo episodio allestiva una cornice scenografica davvero esaltante, fatta di architetture complesse e panorami mozzafiato con una varietà praticamente sconfinata. Il tutto supportato ovviamente da un combat system virtuoso e brutale, esattamente come nel titolo d'esordio, lontano dai tecnicismi di altri congeneri ma non per questo poco appagante. A dare maggiore risalto alla violenza dell'esecuzione c'era la grande carica empatica garantita dalla narrazione, che iniziava a svelare un mistero intorno alla vera identità di Kratos e alla sua lotta contro Zeus, pronta a culminare in un finale che apriva il sipario all'ultimo atto dell'epopea greca del fantasma di Sparta. Il primo God of War è già leggenda, probabilmente più del capitolo norreno, persino più dell'immenso terzo episodio. Sin dalle battute iniziali, Santa Monica mostrava al mondo le potenzialità grafiche di PlayStation 2, settando inediti standard per la qualità visiva e alzando in maniera esponenziale l'asticella dell'epicità. Tutto nel primo God of War era destinato ad entrare nell'immortalità. Il genere degli action game non sarebbe stato più lo stesso a causa di uno spartano vendicativo e sofferente, mosso da rimpianto e furia cieca. Un personaggio molto più sfaccettato di quello che le apparenze suggerivano, protagonista di una tragedia greca videoludica che riassumeva in formato interattivo molti elementi topici della letteratura antica. A corredare un contorno narrativo c'era un combat system ottimamente in bilico tra profondità e immediatezza. Combo lunghe ed elaborate si muovevano di prepasso con una grande semplicità di esecuzione e venivano completate da mosse finali tanto coreografiche quanto cruente, manifestazione più pura della rabbia di Kratos. Tra magie devastanti, boss fight titaniche e un bestiario tanto diversificato quanto ispirato, il primo God of War non è certo il capitolo più maturo e completo della saga, ma è quello più iconico, dotato di maggiore personalità. L'opera da cui è nata la leggenda del fantasma di Sparta, monumentale proprio come la mitologia a cui si ispira. La rinascita di Kratos nelle fredde lande del nord ha rappresentato un evento epocale. Il passaggio alla mitologia norrena ha segnato anche una modifica nei toni del racconto, divenuti più intimi, introspettivi ed emotivi. La maggiore estensione delle aree di gioco ha dato un respiro più ampio all'esplorazione, la narrazione si è fatta anche ambientale e le dinamiche ruolistiche hanno garantito al combat system una profondità e una ricchezza mai raggiunte prima d'ora nella saga del fantasma di Sparta. Il nuovo God of War è un capolavoro colossale, il trionfo di un team in stato di grazia, in grado di mutare la struttura ludica della serie pur senza snaturarne l'essenza. Un compito arduo portato a termine in maniera impeccabile, in un concentrato di virtuosismi fuori scala, a cominciare da una regia che segue l'avventura in un unico piano sequenza.
Se a questo aggiungiamo anche un comparto tecnico che nell'attuale generazione non conosce uguali e una spettacolarità visiva senza paragoni, è facile intuire il motivo per cui God of War ha conquistato il premio come gioco dell'anno del 2018. Eppure, nella nostra personalissima classifica, si posiziona sul secondo gradino del podio, ad un passo dalla cima dell'Olimpo. L'incipit di God of War 3 rientra di diritto tra le sequenze più memorabili della storia del videogioco. Kratos, sulla sommità del Titano Gaia, prosegue la scalata del Monte Olimpo, interrotta alla fine del secondo episodio, eliminando tutto ciò che si frappone sul suo cammino, a cominciare dal dio Poseidone, dopo una battaglia che mozza il fiato anche a distanza di anni. Da questo momento in poi, God of War 3 non tira mai il freno e allestisce un'avventura dal ritmo sensazionale, un concentrato di epicità allo stato puro che incarna in sé il punto più alto degli aspetti distintivi della serie. Graficamente prodigioso e narrativamente molto più maturo dei predecessori, basti pensare al legame tra Kratos e la piccola Pandora, in cui si intravedono i primi segnali di un uomo in cerca di riscatto paterno, God of War 3, a nostro avviso, supera l'episodio norreno in questa lista non per la qualità complessiva dei suoi elementi, ma perché rappresenta la quintessenza delle caratteristiche della saga prima della svolta ruolistica. Maestoso e immortale, proprio come una divinità. Si conclude qui la nostra classifica dei migliori God of War. Prima di salutarci, ricordate di iscrivervi al nostro canale per non perdervi nessun aggiornamento sui prossimi episodi delle avventure di Kratos.